Vanni Zagnoli, che è un po' rognoso a volte con gli artisti, quindi insomma ti chiedo già scusa. Bravo. Duilio, ma è vero che i comici possono essere anche tristi o depressi? Ricordo un'intervista a Massimo Boldi di un po' di anni fa che lo diceva, e poi qualcosa in Bolognese, il famoso, insomma, l'intercalare classico, no? Provo a dirlo io, anche se non è il massimo in tutti i sensi, il famoso S puntato, via, me lo dica lei, Soc, mi fermo lì perché non... Qualcosa di emiliano, ecco, la magia dell'essere comici in Emilia. Cioè, forse non ho capito bene. Allora, la prima era... se i comici possono essere tristi, uno, e l'altra è qualcosa di bolognese, glielo dico in lungo, il famoso socmel detto da lei, ok? Rimbomba un po' la sua voce, non è che non è chiaro. Ah, ok, boh. E io rimbombo. Il discorso che ricordo è triste, sì, io ho fatto tanti anni fa, mi chiamato a Monico Stato Sciolo, che è stato, mi chiamava il corpo triste perché vedo questi occhi, adesso ancora più evidenti, un po' piangenti, e la mia normale espressione è abbastanza triste, infatti io quando sono normale sono così. Mi dicono, quello è un po' sai, stiamo con il no, è normale, ne faccio un po' di... Non è difficile, io sono solito, sempre tristissimo. E per quello che riguarda il discorso in bolognese, non so se ho capito bene qualche qualcosa in diretto. Mm-hmm.